Invito i consiglieri a prendere posto, vediamo se c'è, se possiamo aprire il consiglio. Fantino, Belisario, Benassi, Caccamo, Carlone, Carrus, Cerquoni, Ciancio, Cofano, Coia, Giuliano, Gugliotta, Laddaga, Lancia, La Notte, Lelli. Lenci è sempre giustificata. Ok, allora Lenci. Pure cosa? Chi? Carlone? Ok. Allora, Lenci, Lozzi, Matronola, Poli, Stelitano, Tredicine, Tutino, non c'è? C'è da portare. Villa. No, c'è la prima. Non c'è. Vabbè, non c'è. Vidrotti. Allora, non abbiamo il numero legale, alle ore 15 ti facciamo l'appello. Fantino, Belisario, Benassi, presente. Caccamo, Carlone, Carrus, Cerquoni, Ciancio, Cofano, Coia, Giuliano, Gugliotta, Laddaga, Lancia, La Notte, Lelli, Lenci, Lozzi, Matronola, Poli, Stelitano, Tredicine, Tutino, Villa, Vidrotti. Abbiamo 17 consiglieri presenti, assenti la Presidente 7 consiglieri, di cui 2 giustificati, consigliere Carloni e la consigliera Lenci. Quindi abbiamo il numero legale per aprire il consiglio. Allora, Presidente, scusi, posso? Mi dica consigliere Laddaga. Sì, buonasera a tutti. Presidente, una cortesia, io vorrei chiedere... Scusate. Dell'ordine dei lavori, cioè per motivi personali, se fosse possibile. Prego. Allora, si tratta del posizionamento di una palina in via Caltagirone. Questa palina, messa nel maggio di quest'anno, stava messa in una posizione che, oltre ad impedire il camminamento regolare delle carrozzelle, dei non vedenti, impedisce l'apertura di una finestra al primo piano. Dice, cosa strana, che quando è stata posizionata nessuno se n'è accorto, nessuno ha detto che quella palina impediva l'apertura della finestra. E dopo tanti ricorsi, lettere, tutto quanto, questa mattina, dopo che io ieri ho presentato l'interrogazione, questa mattina miracolosamente la palina è sparita. Alle 8 di questa mattina è arrivata una cooperativa, ha preso la palina e ha rimosso la palina. Ma la cosa ancora più chiedo, fa più interrogazioni, perché ogni interrogazione che faccio il giorno dopo già me la levano, me levano pure il gusto di fare l'intervento. Ma che so? Cioè, la cosa assurda. Mo adesso farò un'interrogazione su un marino che crea problemi, giusto? Può darsi che il giorno dopo lo rimuovono. E la cosa strana è che stamattina c'è stata una diatriba tra
metti la palina, leva la palina, porta via la palina, rimetti la palina. Cioè è una cosa assurda, l'ufficio tecnico ex novo mette la palina, qui arrivano comunicazioni, togli la palina, i cantieri sociali sbragano la palina, insomma la palina finalmente è andata via, non c'è più questa palina. Io adesso vorrei sapere, l'assessore Porello non lo sapeva, mi dispiace per quello, per il problema che c'è avuto a casa, ma adesso vorrei ascoltare la risposta dell'assessore, anche se per me, io vorrei che il mio assessore mi venga a riferire direttamente personalmente in aula. Grazie Presidente. Ho detto, ascolterò con molto interesse la lettera dell'assessore, però vorrei che l'assessore venga a riferire in aula quello che è successo. Dopo faccio la replica sulla lettera. Se non c'è l'assessore che replica. Allora, interrogazione e risposta immediata numero 47. Caro Presidente, non potendo oggi essere presente in Consiglio per ragioni strettamente familiari, vorrei mettere a conoscenza attraverso lei, interrogante tutto il Consiglio, che il 21 luglio, con nota protocollo 132919, sono state richieste informazioni all'UOT municipale, che a tutt'oggi non ha ancora dato risposta. Da sommarie notizie informali, l'installazione è avvenuta per iniziativa del Dipartimento Trasporti e Mobilità. Gli uffici municipali stanno comunque operando per superare i disagi provocati ai cittadini. Questa è la comunicazione che l'assessore Morgia ha mandato. So se il consigliere Matrona è soddisfatto di questa comunicazione oppure no. Prego. Posso detto, vedi, ci stanno purtroppo, ci sono delle imprecisioni, perché la palina è stata rimossa questa mattina, ma è stata rimossa senza una DD di rimozione. Pertanto gradirei che l'assessore venga a riferire al primo consiglio utile, quello della prossima settimana, perché è stata tolta la palina, ma non essendoci la DD potrebbe essere rimessa immediatamente tra 2, 3, 4 giorni, perché purtroppo il Dipartimento è quello che deve mettere la DD. Pertanto, gli dico all'assessore, lo ringrazio dell'interessamento, mi dispiace quello che è successo, ma gradirei che la prossima settimana venga a riferire in Consiglio. Grazie. Può darsi anche che la determinazione questa settimana... E viene a riferire lo stesso. Viene a riferire lo stesso e mi dice è stata fatta la DD. Va bene, lo gradirei, grazie. Allora, annarci gli scrutatori, me l'ho scritto i nomi. Allora, nomino quale scrutatori della seduta, i consiglieri Benassi, Carrus, Giuliano. I suddetti consiglieri sono pregati di non allontanarsi se non previa comunicazione alla Presidenza. Grazie. Allora, passiamo adesso al primo punto. Il primo punto era graduazione e morosità incolpevole su richiesta del consigliere Lattaca di rivedere un po', di affrontare come primo punto il distaccamento di personale di polizia locale. Non c'erano state opposizioni, quindi procediamo con la presentazione di quest'atto. Prego, consigliere Rodaga. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Dunque, in data 12 giugno abbiamo votato questa risoluzione in Commissione Bilancio, Cultura e Personale, una risoluzione il cui tema ci è stato sollecitato dai rappresentanti sindacali municipali della Polizia Locale, insomma, i quali ci hanno fatto presente che da un mesetto, poco più di un mese, in seguito ad una decisione del Comando Centrale della Polizia Locale, quotidianamente alcune pattuglie, meglio, della polizia locale, dei due gruppi del municipio, sono distratte dal territorio e inviate nel centro storico, quindi in ausilio ai gruppi Primo Trevi e Primo Monti, in particolare per contrasto all'abusivismo commerciale e per dare una maggiore sicurezza e servizio al centro storico. Quello che abbiamo detto noi in commissione è che siamo d'accordo e comprendiamo come il centro storico sia per questa città il biglietto da visita, è quello che i turisti vedono per primo, spesso purtroppo anche per unico,
come porzioni di territorio ed è quello che è maggiormente sotto i riflettori in questa città. Quindi è chiaro che avere un centro storico più ordinato, che funziona meglio, senza venditori abusivi, senza irregolarità, è insomma sicuramente un grande vantaggio per la città ed anche un servizio che si fa in ottica di turismo, di sviluppo commerciale e così via. Quindi su questo non possiamo che essere d'accordo e non possiamo che condividere che siano migliorati questo tipo di servizio, questi tipi di servizio nel centro storico. Però in commissione, nella sesta commissione, noi da un anno e mezzo abbiamo avuto in audizione praticamente tutti i comitati di quartiere, abbiamo concluso proprio recentemente, per avere da loro riscontro e delle segnalazioni sulle problematiche legate alla polizia locale. Ecco, non, insomma, i commissari possono testimoniarlo, ma credo sia sotto gli occhi di tutti, non c'è stato un solo comitato di quartiere che non ha evidenziato una mancanza e una carenza di polizia locale sul territorio. Abbiamo più volte chiesto anche ai comandanti, ai dirigenti in merito, e ovviamente la prima considerazione che si fa è quella sul sottorganico dei gruppi di polizia locale ed anche alcuni problemi pratici per cui insomma alcune procedure sono molto lunghe, potrebbero essere snellite. Questo in particolare il comandante Botta del settimo gruppo Appio ce l'ha riportato e sta lavorando in questo senso. Però ci sono delle oggettive difficoltà anche sul numero di volanti, anche sulle risorse che insomma negli ultimi anni non sono andate di certo aumentando. Allora, a fronte di questa già carenza di personale e di mezzi sul territorio, ecco, sapere che ogni giorno almeno un paio di pattuglie a turno sono distratte dal nostro territorio è una cosa che non possiamo più accettare. Quindi abbiamo deciso di fare questa risoluzione come campanello di allarme per questa amministrazione che sosteniamo e che continuiamo a sostenere, che secondo noi sta facendo cambiamenti epocali in questa città, i cui frutti vedremo nei prossimi anni. Di questo insomma, siamo certi, o almeno personalmente sono certo, e giudicare alcuni fenomeni in questo momento sarebbe come valutare il rifacimento di una facciata quando ci sono ancora i ponteggi montati. Però ecco, vogliamo condividere il grido di allarme che ci arriva da chi lavora nel nostro territorio, quindi dai membri, dagli appartenenti al corpo della polizia locale e dai nostri cittadini. Quindi chiediamo alla Presidente di farsi portavoce presso il Sindaco e presso, anche se non può farlo lei direttamente, il Comando Centrale di Polizia Locale, perché cessino immediatamente queste distrazioni di personale dai nostri territori e perché i problemi di personale relativi al centro storico siano risolti in altro modo che non questo. In seconda battuta chiediamo anche che insomma in futuro alcune decisioni così importanti che ricadono così pesantemente sui territori siano concertate un po' meglio con il governo, i governi locali, e insomma sappiamo che però questo dipende anche molto dal regolamento del corpo di polizia locale e dai rapporti non lineari e non semplici con i governi di prossimità, ma su questo ci siamo già detti in commissione che cercheremo di lavorare per quanto di nostra competenza e per quanto nelle nostre possibilità nei prossimi mesi. Grazie. Grazie a lei, consigliere Lottaca. Allora apriamo la discussione. Consigliere Giuliano. Grazie Presidente. Allora, per quanto riguarda questa risoluzione che viene messa diciamo subito in questo consiglio in evidenza e non può passare in secondo piano, è un argomento che questo municipio ovviamente sta trattando già da tempo, sia nei rapporti che ci sono fra le istituzioni e la polizia locale e ovviamente la commissione competente, ma anche come consiglieri veniamo giornalmente coinvolti e contattati mettendo in evidenza quello che per quanto riguarda la polizia locale è il problema di una certa presenza sul territorio. Ora la motivazione che è stata data al Presidente della Commissione da parte di chi di dovere, insomma dal comandante dell'ex decimo gruppo, non so adesso più com'è perché ci sono due comandanti per un municipio, quindi sono due gruppi,
parte che rimane un'anomalia, ma questo forse non è competenza nostra, ma dirlo no, non è sbagliato, il fatto che hanno riunificato un municipio ma hanno lasciato due gruppi della polizia municipale come erano prima, quindi divisi nell'inquadramento precedente, dall'inquadramento precedente. Il fatto che qualcuno ci ha detto, ci ha comunicato che serve personale per le attività del centro storico riferite all'abusivismo, al controllo, alla verifica di situazioni a loro, di loro pertinenza, questo a noi non è che ci può bastare ovviamente. E quindi la commissione dice facciamo questa risoluzione per dire basta, per dire che la periferia, no, come anche ha detto il prefetto quando è venuto qui, insomma ha bisogno di un quadro, di una cartolina, di una fotografia ben più precisa per i territori del, periferici del, del Comune di Roma. Però è anche vero che io non so, e lo dico qui in questo Consiglio, Presidente, non so appunto i colleghi consiglieri cosa ne pensano, ma ci sono dei rapporti, ci devono essere, ci sono sempre stati dei rapporti fra la parte istituzionale e il comando e il comandante dei vigili del gruppo di pertinenza. È vero che non c'è una connessione diretta perché dipendono dal comando generale, no, i gruppi, dal comandante Clemente in questo caso, ma è vero pure che però c'è sempre stato un rapporto, un colloquio, c'è sempre stato un confronto, un aggiornamento continuo fino, non lo so, perché adesso sembra che questa cosa sia un po' si sia un po' scollata, non abbiamo la Presidente qui in aula che avrebbe potuto comunque rispondere direttamente e dire qual è la situazione e i rapporti che ci sono con il Comandante della Polizia Locale di questo municipio. Però io penso che comunque in questa linea qualcosa si debba fare, a prescindere che poi da modificare quelli che sono i rapporti di dipendenza, no, direttamente per quanto riguarda la polizia locale, quali sono appunto i collegamenti di comando eccetera, ma sono due realtà istituzionali che devono comunque poter parlare, collaborare e confrontarsi ogni qualvolta ce ne sia bisogno. Quindi perfettamente d'accordo come Fratelli d'Italia in questa, per questa soluzione e in questo indirizzo. Certo, la battuta che poi l'ho dovuta scrivere, collega, perché era simpatica, dico, quale l'amministrazione sta facendo dei cambiamenti epocali, non so a quale amministrazione ti riferisci, se al municipio settimo o Roma, se è Roma il caldo penso che arriva un po' da tutte le parti e lo capisco, se è il municipio sono curioso di sapere, se me lo dici dopo in separata sede io ne farò tesoro, ma cambiamenti epocali, insomma, mi sembra che anche con tutta la buona volontà in questo momento della città di Roma, certo il municipio prova a difendersi, non segue una linea dell'amministrazione centrale, però non si capisce neanche da quale parte vuole andare, perché ce l'avete dentro casa vostra un certo scollamento, una certa confusione, significa che neanche voi avete capito da che parte dovete andare. Però poi io metterei in evidenza, ma questo mi piaceva sottolinearla perché so che lei, collega, che è anche spiritoso e simpatico, quindi non se la prende, però mettere in evidenza la concertazione è un punto focale, quindi sia prima che dopo o durante la concertazione fra le due istituzioni, ok, ci deve essere e deve essere fondamentale, al di là delle direttive dipendenze, ok, dei direttivi comandi che poi fanno la differenza, però è sempre stata buona consuetudine, no, collaborare, e penso che questo documento, che questo atto vada in questa direzione, quindi Fratelli d'Italia è favorevolmente d'accordo. Grazie consigliere Giuliano. Consigliere Carus, prego. Consigliere Cacco. Come hai detto Cacco? Un lapsus c'è stato.
Buonasera Presidente, consiglieri, uffici tutti. Io penso che dobbiamo insistere sul dato di fatto che Roma deve essere tutta Roma, non solo il centro storico. Quindi il biglietto da visita dell'area, della nuova area metropolitana non può essere solo il centro storico, ma anche il municipio settimo e tutti i municipi che formano l'anello intorno al centro storico. Perciò abbiamo dato molta importanza a questa risoluzione che è stata approvata poi in commissione dai commissari, perché la distrazione di uomini e mezzi della polizia locale comporta per il municipio il mancato controllo della viabilità, sulla viabilità, il mancato controllo del territorio, il mancato contrasto all'abusivismo commerciale, anche qui, il mancato controllo delle presenze nei mercati. E questo comporta anche una probabile perdita economica per le casse comunali, perdita dovuta alla mancata rilevazione delle presenze degli spuntisti che occupano il suolo pubblico in assenza dei titolari dei posteggi. Quindi penso che noi come consiglieri, come consiglio, abbiamo il dovere di chiedere al comando centrale, anche perché questo ci è stato sollecitato dalle rappresentanze sindacali della polizia locale che sono state ricevute in commissione e con le quali abbiamo parlato, dobbiamo chiedere che questa distrazione di uomini e mezzi abbia fine, abbia termine, e che qualunque altra iniziativa si voglia intraprendere debba essere concordata con il municipio che ha la conoscenza diretta delle problematiche riguardanti il territorio. Grazie. Consigliera Caccamo, altre richieste di intervento? Consigliere Coglia, prego. Allora, naturalmente penso non ci sia nessuno che non è d'accordo con la polizia locale in questa specifica richiesta. E abbiamo tutti condiviso, ascoltato sia le esigenze dei cittadini che le esigenze della polizia locale, che lamenta di avere migliaia di compiti e pochissimo personale. Condividiamo questa interpretazione perché è sotto l'occhio di tutti, dei comitati di quartiere, dei cittadini che ne fanno richiesta, delle forze di polizia che non ce la fanno a gestire queste richieste, però si deve trovare una soluzione. La soluzione naturalmente non può venire dal municipio, ma magari un suggerimento lo possiamo dare. Il suggerimento è che oggi i compiti della polizia locale siano troppi e troppo variegati. Probabilmente lo Stato può sopperire laddove la polizia locale non ha le forze in alcuni di questi compiti, ma lo sta già facendo, perché i compiti di pattugliamento lo vediamo in tante piazze di Roma, sono stati affidati all'esercito, cosa che una volta avevano ipotizzato anche in passate consigliature e si gridò, non so qualche cosa, lo scandalo alla militarizzazione della città, cosa è, nulla di questo. Noi abbiamo centinaia di migliaia di persone pagate, l'esercito, l'aeronautica, la marina, che possono lavorare, possono fare dei compiti che oggi altre forze non riescono a espletare. Quindi l'invito che noi dovremmo fare, lo dico anche al Presidente, naturalmente nel nostro piccolo, perché magari canali ufficiali e canali ufficiosi, è rivedere proprio i compiti della polizia locale affinché la polizia locale possa essere più presente in quei compiti che sono prioritari. E a mio avviso, io quando per esempio abbiamo fatto una delle prime mozioni, era il decoro urbano, abbiamo introdotto e richiesto i responsabili del decoro urbano e gli ausiliari del decoro urbano, ci sono gli ausiliari della sosta. Non vedo perché non ci si può affidare a forze ausiliarie pagate magari con parte dei proventi per tutta una serie di compiti che operano le forze di polizia locale e che invece in questo modo andrebbero liberate e concentrate su attività molto più sia produttive che poi importanti, perché sicuramente il decoro è importante, ma non possiamo usare 200 e poco più agenti dell'ex decimo e altrettanti dell'ex nono per andare a controllare tutto, mercati, decoro urbano, viabilità,
pattugliamenti, roghi della barbuta, cioè sicuramente ci rendiamo conto, cioè i cittadini non se ne rendono conto spesso, alcuni sì, alcuni no, quando dicono io non vedo la pattuglia, ma sanno quante pattuglie ci sono? Non lo sanno quante pattuglie dispone, non sanno neanche che due venivano, due per l'ex nono e quattro forse per l'ex decimo, addirittura sono state distratte in alcuni momenti. Allora, questo è per amor di verità, dobbiamo rappresentarla ai cittadini questa situazione, e per risolvere la questione dobbiamo fare qualcosa di più, dobbiamo cercare di rivedere i compiti. Poi quando si dice che la Presidente Fantina non può far nulla, questo non è vero, perché nel regolamento di polizia locale la Presidente del Municipio può dare degli indirizzi ai comandanti dei gruppi, e poi che questi indirizzi vadano in un calderone di tantissimi altri indirizzi che ricevono anche dal Sindaco e dal Comandante della Polizia Locale, può essere vero, però qualcosa può fare, insomma, ognuno di noi può fare qualcosa, e io auspico che la si faccia al più presto. Grazie. Grazie consigliere Coia. Consigliere Bernardi, prego. Grazie Presidente, colleghi e colleghe. Dunque, io credo che evidenzi due problemi in maniera indiretta. Il primo è che, come ci hanno detto anche le sigle sindacali che abbiamo ricevuto, attualmente il numero dei vigili urbani, gli elementi della polizia locale è al di sotto della soglia, diciamo, consentita, che servirebbe a mantenere sotto controllo tutta la totalità del territorio cittadino. Per cui, dato che sono convinto che l'amministrazione pubblica, può essere il comune, può essere lo Stato, possa in qualche modo stimolare anche la ripresa e l'occupazione attraverso nuovi concorsi e nuove assunzioni, credo che questo sia un problema che è sottinteso in questo atto. Il secondo è quello che attraverso questo tipo di operazioni, con questi spostamenti di pattuglie, ho paura che si vada poi sempre di più diffondendo un'idea molto pericolosa, che è quella della città di serie A e la città di serie B. Bisogna che l'amministrazione contrasti questo tipo di credenza che si sta sempre più diffondendo e che considero molto pericolosa. Per questo l'atto che si va a votare ha anche questo tipo di valenza, a nostro parere. Grazie. Grazie. Ci sono altri interventi? Ci sono? Consigliere Stelitano, prego. Grazie Presidente, signori consiglieri. No, io sono contento di questa, perlomeno iniziamo un percorso che è iniziato dall'inizio della commissione, del consiglio, di questa consigliatura, perché sono stati ricevuti i comitati di quartiere, sentiti tutti, Boghe, Marciapiedi, pensiline dell'autobus, catitoie, nidi, eccetera, eccetera. E poi che i vigili urbani non esistono. E perciò tutte queste commissioni, tutte queste presenza di vigili. Certo, è importante avere la possibilità di ascoltare e di rendersi conto. Per esempio, io il comitato di quartiere di Piazza Ragusa non lo conosco, o di Villa Fiorelli non lo conosco, qualcuno conosco, e perciò i problemi lì poi non c'è bisogno. Comunque torno al tema, Presidente, dei vigili urbani. Io ormai, io e il consigliere Cugliotta siamo ormai troppo vecchi per stare in questo consiglio, perciò sicuramente né io né il consigliere Cugliotta la prossima volta ci troveremo seduti in questi banchi. E magari qualcuno dice: meno male, se siamo tolti dalle palle Stelitano e Cugliotta, o meglio... Ma non so se il consigliere Cugliotta è d'accordo su questo. Lo so, io in caso che lo interpreto ogni mattina che lo vedo, e lo vedo
e lo vedo sempre contento di vedermi, ma un'altra volta parliamo del mercato, dei piazze tribù, un'altra volta, Perciò io avrei gradito, no, ovviamente non lo dico come ipocrisia del consigliere Ladaga, il presidente della commissione, che ha fatto bene a preparare questa cosa, perché non è possibile che il comandante Clemente ci toglie quei poveri, quei pochi i vigili urbani che abbiamo nel nostro territorio e ce li manda al centro. Poi ci sono quei vigili urbani che non si capisce quale motivo i vigili urbani del nostro municipio devono stare all'aeroporto di Ciampino. All'aeroporto di Ciampino c'è stato un gruppo di vigili urbani fornito, bravi vigili urbani, magari sanno pure le lingue, magari incontri. Perciò la mia in questo momento più che a Ciampino stanno alla Barbuta, tutti i pomeriggi, la mattina, ieri all'ora di pranzo. Perciò il nostro municipio dovrebbe essere il municipio la porta di Roma, quando uno arriva dai castelli romani dovrebbe vedere piazza e la Nagnina veramente. E perciò noi dobbiamo dire alla nostra Presidente, che mi dispiace che non c'è, perché lei ha la delega, non si può arrabbiare con l'assessore De Lillo, che ribadisco è sempre presente, costante, si prende spesso e volentieri i meriti e i demeriti. Perciò io gradirei, e mi rivolgo a lei Presidente perché lei è il nostro faro, di provare a iniziare un percorso di invitare il comandante generale dei vigili urbani nel nostro municipio e fare presente con i comitati di quartiere che vengono qui, ci spiegano, perché qui è venuto Gabrielli, è venuto in quest'aula, e su questo sono molto arrabbiato, perché il cuore del municipio è questa aula, né al quarto piano e né ascoltare i comitati dell'associazione della comunità territoriale che ogni volta viene qui, uno col cappello, uno smilzo e uno un po' che fa la parte dello scemo. Questo non va bene. Noi abbiamo chiesto i voti ai cittadini per sedere in quest'aula, la prossima consigliatura, cappello e cappellino vengono, si presentano una lista qualsiasi, tanto loro sono trasversali, e perciò riescono a prendere una preferenza, secondo me neanche la moglie, li vota, perché sono polemici, inutili, sterili. Anch'io qualche volta, me ne rendo conto io. Poi intanto quando dico una cosa dico, ma io come avrei fatto? Avrei fatto peggio di loro? Boh, chissà, quando avrò l'età di questi signori sicuramente starò qui a ascoltare i consiglieri del 2042. E io, quando è? Perciò, detto questo, io invito lei Presidente, in accordo con la Presidente Fantino, con il Presidente della Commissione, di organizzare un consiglio, e magari se viene pure Gabriele, siamo contenti un'altra volta. È pericoloso, perché è andato all'ottavo municipio e due volte l'hanno chiuso, o quasi chiuso. Perciò, allora, detto questo, io pregherei veramente, Presidente, di fare un consiglio sui vigili urbani. Quali sono le criticità? Qui è un colabrodo questo palazzo, vanno messi in sicurezza. Le signore dei vigili urbani, le brave vigilesse, questo dice, ma perché lo sai? Lo so per esperienza di tanti anni. Quando vengono in servizio si cambiano, ma sono in stanze fatescenti, perciò noi dobbiamo proteggere le nostre vigilesse. I sindacati che vengono in commissione devono tirare fuori anche questi problemi. E perciò il comandante, e non è possibile che noi abbiamo accorpato due municipi per fare un presidente e risparmiare i soldi di 25 consiglieri e poi spendiamo 110-120 mila euro l'anno per pagare due comandanti. Ne vogliamo uno, una botta, una mezza botta, una tacca, quello che vi pare a voi, vogliamo un vigile urbano solo, un comandante che lo paghiamo bene, che lavora tanto, perché a me mi sembra esagerato per un uomo che è super uomo. Che deve fare uno per guadagnare? A me mi sembra eccessivo 200 mila euro.
mi sembra eccessivo. Con 50.000 euro l'anno puoi vivere bene, puoi vivere bene, e ne hai 4. E questi 4 magari lavorano di più, perché devono, invece manca la motivazione, dei nostri giovani. E devo dire che una critica che voglio fare a alcuni vigili, che devono essere orgogliosi di andare in giro con la divisa dei vigili urbani, perché noto che alcuni vigili urbani quasi che, invece noi dobbiamo essere orgogliosi di stare in quest'aula, però la prego Presidente di non prendere sotto gamba questo argomento, e ringrazio il Presidente della Commissione e tutta la Commissione di aver iniziato questo percorso, ma il Comandante deve venire in quest'aula ed ascoltare noi, ascoltare i cittadini, quello col cappello e senza cappello, però in aula deve venire. Grazie Presidente. Grazie. Consigliere Matrondo, la prego. Ringrazio il consigliere che mi ha preceduto, perché con me ha sfondato una porta aperta, perché io già due consigli fa e l'altro consiglio scorso e ho detto che due comandanti mi sembrano eccessivi, e sarebbe stato il caso che il Presidente della Commissione avesse convocato qualcuno competente per vedere come mai ancora non si hanno risolto di fare un municipio unico. La cosa che mi ha lasciato un po' è che i vigili vengono spostati soltanto per lotta all'abusivismo commerciale, ma vengono spostati anche per le manifestazioni, insieme a loro vengono svuotati i distretti di polizia, vengono svuotati le caserme dei carabinieri, vengono svuotati un po' tutti. Quindi la criticità non è soltanto il vigile urbano, ma la criticità sono tutte le forze di polizia che vengono giornalmente per manifestazioni da contrapporre al centro storico. In questa risoluzione io avrei aggiunto, visto che si parla affinché sia interrotto meno di fine il distribuimento della gestione del territorio, presso il sindaco affinché presso il governo affinché non vengano più spostate le forze di polizia dei nostri distretti, perché non ci abbiamo più le macchine, non ci abbiamo quelle poche macchine che sono rimaste, le utilizziamo, le mandiamo al centro per interventi, alcuni anche per la movida, vengono svuotati i commissariati per la movida, e quindi posso anche accettarla questa risoluzione come punto di partenza. Però gli stessi commissari in quella commissione, secondo me, avrebbero dovuto mettere un puntino e dire: ok, visto che è venuto il prefetto Gabrielli, visto che qualcuno non è venuto, quindi è stato molto disattento, lo stesso prefetto ha detto che questo dovrebbe terminare, tutta questa storia dovrebbe terminare prima del giubileo, perché dovrebbero essere assunte nuove forze di polizia, nuovi carabinieri, forestale e quant'altro, e anche i vigili urbani. Quindi dovremmo ritornare alla normalità verso novembre. Sei bugiardo come i politici, perché tu ci credi? Certo, certo. Perché il lavoro del politico è essere bugiardo, dire sì. Scusate, per cortesia, considera la notte, ci si mette pure lei. Appunto, lo sto dicendo. Appunto. Prego. Il lavoro del politico, ripeto, è dire. Fermati. E mi fermo. E voglio dire, magari. Se poi il prefetto Gabrielli è venuto qui a vendere aria fritta, è un problema del prefetto Gabrielli. Io, siccome un prefetto è un organo di governo, mi fido di quello che ha detto. Come ha detto il consigliere Seritano, giustamente dice questo è andato all'ottavo municipio, stanno chiudendo l'ex ottavo per mafia. Non è che questo municipio mi dicono che sia meglio dell'ottavo, diciamo però se la sta un po' combattendo. Aspettiamo la seconda visita di Gabrielli, quando andrà a fondo su alcuni argomenti la situazione speriamo che non peggiori come sta succedendo. E quindi avrei messo, visto che il prefetto Gabrielli aveva già annunciato questi nuovi interventi con nuove forze di polizia nei vari distretti, avrei inserito qua dentro
di attivarsi presso il governo affinché acceleri tutte quante le procedure per rimpiazzare i vari distretti polizia, carabinieri, finanza e forestale. Purtroppo voi continuate ad andare a senso unico, perché qui, siccome ve l'hanno chiesto i vigili urbani, perché è arrivata una lettera, la stessa lettera è arrivata anche a me, come è arrivata a tutti quanti, mi hanno detto che ci sono criticità. Avrei preferito che all'interno, avrei a titolo personale, che all'interno di questo documento magari una piccola postilla che avrebbe messo a fuoco la problematica dei due comandanti, perché i due comandanti è una cosa grave, perché se il nostro municipio è chiamato settimo municipio non si riesce a capire perché venga chiamato settimo gruppo Tuscolano, settimo gruppo Appio o nono Tuscolano, settimo gruppo Cinecittà, quello che deve fare. Cioè sono due gruppi e la cosa non può andare perché se c'è una splendida review, ci sono quattro municipi a Roma che hanno il doppio comandante, se noi andiamo a moltiplicare i soldi ci abbiamo una, senza che il lavoro venga fatto, perché se io devo chiedere una cosa al nono municipio, al comandante, devo andare al settimo gruppo Appio e devo dire: scusate comandante, se io ho un comandante solo, io vado dall'unico comandante, che è quello che ha tutta la situazione sotto controllo, e mi dà delle decisioni come dovrebbe darla a tutti quanti. Ma questo non succede, perché se convochiamo Botta, qual è il comandante nostro? Botta? Giovagnoli, vedi? Manco lo so, vedi? Anche Botta è nostro, però Botta è del nono, Giovagnoli è dell'ex decimo, cioè vi rendete conto? La battuta era fatta apposta, due comandanti per un municipio. Allora io da chi vado? Da Botta o da Giovagnoli? No, tu devi andare fino agli archi del Quadraro, devi andare da Botta, prima del Quadraro devi andare da Giovagnoli. Oh, non va così. Non va. Caro Presidente della Commissione Vigili Urbani e quant'altro, perché poi è questa la situazione. Quando arrivano le lettere dei sindacati, è giusto che vengano le lettere dei sindacati e prendiamo subito la palletta, perché pensiamo, qua c'è la ciccia, perché qua ci sono i voti. È così. Allora andiamo un po' più a fondo. I distretti di polizia sono svuotati, vengono svuotati giornalmente. E noi, i vigili, non vengono usati soltanto per il commercio, ma vengono usati anche per le manifestazioni al primo municipio. Questo ben venga, non è soltanto abusivismo commerciale, ma manifestazioni al primo municipio. Punto, con questo dopo decido quello che devo fare. Grazie. Grazie. Altri interventi? No. Consigliere Ciancio, prego. Scusate, grazie Presidente. Onorevoli consiglieri, giusto una considerazione che mi è d'obbligo, e intanto ringrazio il Presidente per aver sollecitato la Commissione, ha portato all'attenzione questa risoluzione, però cioè, sul balletto dei numeri ho qualche perplessità, perché 6.200 vigili su Roma, diviso 15, 413. Sono una bella entità, quindi adesso noi scopriamo che li distolgono mandandoli per alcuni servizi di carattere commerciali anche nel primo municipio, e che in futuro dovranno essere i rappresentanti a decidere, quali rappresentanti dovranno decidere dove andranno i nostri, come dire, lavoratori, i nostri vigili urbani, i rappresentanti politici, o penso che ci siano i responsabili, cioè il comandante che conosce bene l'emergenza di tutto il territorio. Io condivido, cioè se effettivamente non sono questi i numeri, ci ritroviamo con una volante, due volante, la situazione è un po' acciaccata. E quindi ben venga questa richiesta di aumentarli, però dai numeri che io ho avuto sembrano essere questi, pure dell'ex decimo e dell'ex nono sono circa 413 unità, che naturalmente non sono dislocate solo per i servizi di cui trattasi la risoluzione.
però ecco, io convintamente, non avendo partecipato al dibattito che si è fatto in commissione, è una richiesta giusta se avete ascoltato i rappresentanti sindacali, però c'è un balletto un po' strano sui numeri dei vigili urbani sulla capitale, quindi facciamo molta attenzione perché da Capodanno è passato da poco, quindi ricordiamo quello che è successo a Roma Capodanno, magari non so, forse era una bufala, quindi tutto quello che i media ci hanno raccontato durante le vacanze natalizie. Io sono convinto che ci potrà essere un chiarimento e quindi potremo in futuro valutare con attenzione, però sui rappresentanti dei municipi che dovranno essere per tutto, allora è giusto che la politica possa dire e possa anche chiedere del personale in più per tutte le attività che a volte coinvolgono i municipi, però manca, ahimè, il personale. Grazie. Grazie a lei, consigliere Ciancio. Consigliere Ciancio, il microfono. Allora, ci sono altri interventi? No. Allora, passiamo alle dichiarazioni di voto. Ci sono dichiarazioni di voto? No. Consigliere Valdaco, prego. Consigliere Valdaco, prego. Scusate, su, consigliere Valdaco, prego, faccia la dichiarazione. Non ho fatto, ma... Prego. Grazie Presidente, voteremo ovviamente favorevolmente a questa risoluzione che va nella direzione di tutela del nostro territorio per quanto mi riguarda, e solo un chiarimento, non c'è nella risoluzione nessuna richiesta di aumento di forze di polizia locale sul territorio, quindi non c'è nessuna considerazione sui numeri e sulle quantità, questo lo dico insomma, a beneficio di tutti, soprattutto di quelli che non sono in commissione. Noi chiediamo semplicemente che i nostri, cioè quelli che già abbiamo, quelli che già sono nei due gruppi, non vadano in altri territori. Un'altra cosa, in commissione, e insomma grazie a Dio ci sono i verbali e ci sono i commissari, i testimoni, ho detto più di un mese fa che avremmo lavorato, e lo faremo dopo la pausa estiva, anche con l'ausilio della Presidente, che non ha assegnato la delega alla Polizia Locale, quindi la tiene lei, su una richiesta reale accorpamento dei due gruppi, quindi era una proposta che avevamo già fatto, la Commissione si era detta d'accordo a procedere in questo senso, questo lo dico per evitare che poi quando a settembre cominceremo questo iter qualcuno dica che l'idea mi è venuta o è venuta la Commissione da questo Consiglio, insomma non è così. Scusate. Consigliere Matrona, siamo a dichiarazione di voto, mi raccomando. Siamo amici e c'è grande affetto, ma nessuno si è chiesto quanti votanti si sono a via Caltagirone stamattina e che la ringrazieranno per aver fatto qualche impatto sull'interrogazione. Ragioniamo che si fanno gli atti per questo motivo, diventa il motivo si abbassa abbastanza su tutti. Grazie. Allora, dichiarazione di voto? No, siamo a dichiarazione di voto. In dichiarazione di voto non esiste a titolo personale. Dichiarazione di voto. Dichiarazione di voto. Caro consigliere Laddaca, presidente della commissione, è vero che il problema, dice, c'era tutta questa gente, quel signore che stava questa mattina qui è quello che gli hanno chiuso la finestra per mese di maggio, i vigili urbani, perché è andato un sopralluogo dei vigili urbani e hanno deciso di mettere la palina sotto qua la finestra. Quando quel signore ha aperto la finestra non gli si apriva la finestra perché la palina la bloccava. Caro Presidente Laddaca, ok? Quindi è un problema, siccome dal mese di maggio, se non faceva l'interrogazione il consigliere Matronola, ancora consigliere Matronola, ieri ho presentato l'interrogazione, consigliere Matronola, hanno rimosso la palina, pensa come d'accordo, sono pensa come sono dichiarazione forti. Di voto, vado avanti, grazie. Vado avanti, vado avanti, per favore, vado avanti, credo che siamo tutte persone adulte, per cortesia, credo, sì, spesso lo credo, lo voglio anche pensare, ma non sempre è così. Per cortesia,
Siamo in dichiarazione di voto. Due. Allora, due. Per cortesia. Due. Per cortesia. Bravo. Due. Bravo. Due. Su questa risoluzione, tanto, tanto portata avanti, con tanto amore, con tanto fervore, manca una cosa. Ma che nessuno si è interessato del trasferimento dei vigili così di punto in bianco da un municipio a un altro. Nessuno ha fatto un atto dicendo: signori miei, ma prima di trasferire un vigile affianchiamolo all'altro vigile in modo che sappia il lavoro che deve fare. No, siamo stati tutti zitti e buoni, tutti zitti e buoni. I vigili sono stati trasferiti, quelli del commercio, quelli dell'edilizia, c'è stato un minestrone, hanno mischiato tutto quanto, tanto più che gli uffici si stanno bloccando, sia quelli di vigili urbani sia quelli dell'ufficio tecnico. Però nessuno ha fatto un atto, hanno fatto l'atto perché giustamente non bisogna mandare gli uomini al centro. Certo, non bisogna non mandarli al centro, tanto abbiamo tolti tutti i nostri, i vigili nostri che vivevano qui sono stati trasferiti in altri municipi che vivono da 10 anni, così all'improvviso, dall'oggi al domani, perché giustamente il comandante generale così ha deciso che bisogna trasferirli. Però non è che c'è stata una logica e nessuno si è messo davanti a questa logica non logica, perché la logica del trasferimento viene effettuata quando trasferisci la persona. Prima di trasferirla ad altro servizio devi affiancarla. E non so dichiarare. No, sto facendo un intervento, per favore, dichiarazione di voto. Io non la faccio più, vado al voto. Per favore, su. Per cortesia, ci sono altre dichiarazioni di voto? No, passiamo alla votazione. Allora, chi è favorevole? Facciamo la controprova. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? Nessuno. Allora, 19 voti a favore, nessun contrario, nessuno astenuto. L'atto è approvato. Passiamo adesso alla proposta di risoluzione di iniziative della Commissione Quarta, graduazione morosità incolpevole. Comunico che è stato presentato dal Presidente della Commissione un emendamento soppressivo, adesso facciamo le copie e notiamo, di alcune parti, sia nelle premesse, cioè di una parte, sia nelle premesse che nel deliberato, dove fa riferimento alla graduatoria. Poi affronteremo l'emendamento. Prego, consigliere Vitrotti. Sì, grazie Presidente, colleghi consiglieri, Assessore Natali. Se vuole già posso spiegare il perché della presentazione dell'emendamento, Presidente. Presento subito il perché del... E casomai alla fine. Presenti prima l'atto. Va bene, no, per non generare confusione. Allora, intanto un ringraziamento alla Commissione, perché questo è il secondo atto che affronta una questione più generale, che è quella delle diverse criticità che ci sono attorno alla questione legata all'emergenza abitativa, e quella della morosità incolpevole, che in altri modi, in altre occasioni abbiamo anche avuto modo di discutere già qui in aula, ha mostrato in realtà diciamo anche tutta la sua debolezza. Purtroppo a confermarlo sono i numeri, e quindi nonostante un entusiasmo iniziale da parte soprattutto dei comuni, che vedevano in questo strumento anche un modo per riuscire a rispondere ad una situazione che si sta ovviamente, a causa delle diversi fattori che ovviamente portano una persona a diventare un moroso incolpevole, quindi per una sopravvenuta situazione di difficoltà, anche per una mancanza di un reddito familiare, che per questioni di disoccupazione, di perdita insomma di un,
di un'entrata nel nucleo familiare portano purtroppo la condizione di moroso incolpevole. Lo strumento inizialmente, appunto dicevo, era uno strumento di funzionale a dare delle risposte. Il decreto legge numero 102 lo ha introdotto e ha introdotto anche attraverso questo decreto attuativo il fondo destinato ai morosi incolpevoli. Il problema è che nella città di Roma, e questo ovviamente coinvolge anche il nostro municipio, per quanto ci sia un fondo destinato e che diciamo è stato prima di tutto destinato alle regioni, che le regioni poi gireranno ai comuni, al momento ci sono ancora dei problemi, perché al momento noi non abbiamo questi soldi e quindi i morosi incolpevoli, nonostante il Comune di Roma abbia in modo ha subito provveduto a approvare una delibera che era la numero 325, in cui venivano appunto attuate tutte le linee guida che erano richieste dalla Regione Lazio, quindi seguendo quanto gli era stato stabilito e richiesto dal decreto legge stesso, in realtà manca ancora una copertura finanziaria e fino a poco tempo fa mancavano anche le graduatorie. Perché dicevo è stato uno strumento fallimentare? Perché i numeri sono chiari, parliamo di 400 domande presentate al bando, solo 24 sono risultati idonei e di questi 7 sono nel nostro municipio. L'ultima graduatoria uscita, che era quella che poi richiedevamo, che era quella del primo trimestre 2015, in realtà seppur esce con ritardo, uscita il 13 di luglio se non mi ricordo male, in realtà porta qui 11 persone ad essere ammesse nella nuova graduatoria, quindi i numeri sono praticamente del tutto insufficienti, la misura è del tutto insufficiente, però c'è un aggravante e da qui viene anche diciamo, la nostra richiesta, quantomeno di attuare quello che è previsto dall'articolo 6 del suddetto decreto, che si chiama proprio graduazione della morosità incolpevole. Questo perché? Perché seppure ci sono degli strumenti all'interno, come quello del sostegno al reddito, con una risposta a problemi economici delle persone che sono in difficoltà, contestualmente se non si provvede ad una definitiva, a un superamento della situazione di... purtroppo vedere un veloce cambiamento e da moroso si è passati a sfrattato. Quindi se non si può quantomeno bloccare a monte il problema, quindi non si arriva ad un blocco totale degli sfratti in attesa di, quantomeno si applichi quanto previsto dal decreto, cioè accordarsi con gli organi preposti, quindi comunicare al prefetto quali sono le graduatorie, capire quali sono gli aventi diritto, nelle more dell'espletamento del bando, quindi nell'attesa dell'uscita delle graduatorie, non si mette una situazione di, non si accelera una situazione di difficoltà e non si porti un soggetto interessato appunto a trovarsi in una situazione non solo di difficoltà economica e moroso e incolpevole, ma potenzialmente anche sfrattato. Ora, è ovvio che tutti ci aspettavamo un passaggio da casa a casa o magari una soluzione definitiva per quei richiedenti. Non è stato così, la città di Roma ha di fronte a sé il tema dell'emergenza abitativa come una delle sue priorità. La nostra richiesta è ovviamente quella però di attenersi a quanto la legge ci chiede e ci dice. Perché il Comune di Roma ha fatto quello che il suo lavoro l'ha fatto, ha provveduto appunto lo dicevo prima, alla stesura delle linee guida, però quando in un municipio come questo diventano 37 i casi di sfratto solo nell'ultimo trimestre, vuol dire che c'è qualche cosa che questa macchina non funziona. E questo noi non possiamo permettercelo, perché ad una situazione di difficoltà purtroppo si aggiungono nuove difficoltà. Quello che noi semplicemente abbiamo chiesto è di attivarsi ovviamente affinché venga regolamentata la richiesta o comunque venga semplificata, perché è ovvio che se i risultati sono di 400, solo 24, probabilmente c'è una difficoltà nei criteri d'accesso, così come ci ha anche confermato in alcuni casi il Dipartimento, che non aiuta, non sta facilitando, non sta semplificando, sta a sua volta cercando di mettere delle briglie, diventano dei criteri troppo stretti di accesso, ma soprattutto nel momento in cui c'è la consapevolezza che quelle persone potrebbero rientrare in uno strumento che è fatto a loro tutela, si potrebbero trovare invece in una situazione contestualmente
sfratto, e questo è successo perché nei sette che vi dicevo prima, una persona che stava aspettando appunto di vedersi riconosciuto questo contributo economico, infatti era stato sfrattato. Quindi la graduazione della morosità del popolo è quello strumento di intermediazione che può usare l'amministrazione, lo può usare la forza dell'ordine, lo può fare nel momento in cui ha uno strumento anche di legge normativo che lo permette, lo mette in sicurezza, e questo, diciamo, graverebbe meno sui servizi sociali che in un momento di difficoltà già seguono magari questi casi e non trovano le risposte adeguate, si sono appoggiati ad una risposta e si vedono franare anche, diciamo, la possibilità sulla quale avevano investito. Dall'altra parte è necessario chiedere alla Regione che fine hanno fatto questi fondi, perché non è pensabile che da quando è stata pensata la norma, da quando è attivo i decreti attuativi che abbiamo visto parlo del 2013, e quindi da quando lo strumento legislativo può materialmente funzionare, non si capisce perché i comuni non sono stati ancora dotati delle risorse economiche e finanziarie. Questo è quanto è previsto nella risoluzione. Ci tengo veramente a sottolineare, perché su questo, come sugli altri argomenti che poi la Commissione sta seguendo e che ha già seguito, già qualche settimana fa abbiamo trattato qui la questione di residence, devo riconoscere una grande collaborazione, ma anche la necessità di non cavalcare una situazione di difficoltà oggettiva per la città di Roma da parte di tutte le forze politiche. Sarebbe facile in questo momento mettersi dalla parte di chi parla alla pancia, e invece ho registrato nel corso dei lavori un'importante collaborazione. Quindi io, diciamo, sono soddisfatta di questo lavoro. Spero che, diciamo, dalla carta passiamo pure un po' a cominciare a dare anche delle risposte, e mi auguro che oggi questo Consiglio dà, diciamo, anche un suo contributo ad una situazione già parecchio complicata. Grazie. Poi, per esempio, mi dice lei quando posso presentare l'emendamento. Posso? No. Consigliere Latorre, prego. Per chiamare il momento, signor Presidente, io sto vedendo che c'è un consigliere che non ha un abbigliamento consono nel ruolo che riveste. Continua a passeggiare per l'aula e passano cinque minuti. La inviterei pertanto a richiamarlo o a stare seduto allontanando dall'aula, secondo il momento. Grazie. Sarebbe il consigliere Tutino. Sarebbe opportuno che tutti quanti noi siamo venissi nel consiglio. Io non vengo in pantaloncini, se no domani vengo col costume da bene, non si può venire in consiglio in pantaloncini. No, e ciao. Consigliere. È vietato. È opportuno essere. Grazie Presidente, no, dietro nel merito dell'atto, che è un atto importante perché il nostro territorio, come tutta la città di Roma, ma ormai non è nemmeno più un problema solo delle grandi metropoli, negli ultimi anni ha chiaramente visto moltiplicarsi il numero di famiglie in stato di estrema difficoltà, vittime di sfratti con a carico minori o situazioni di disabilità in famiglia e casi di generi di ogni tipo. Chiaramente più il territorio è densamente abitato, più ci si muove verso le periferie e più questi casi aumentano. È chiaro che la situazione, insomma, comincia a diventare ed è diventata ormai insostenibile. Ritengo che questo passaggio comunque del bando della morosità incolpevole sia un elemento importante che dà comunque aria a queste famiglie in stato di estrema difficoltà. Così come, tra l'altro abbiamo detto nel merito dell'emendamento che aveva già annunciato anche la Presidente, da quello che sappiamo, insomma, la graduatoria comunque del biodiverso è stata pubblicata e anche questo è un passaggio più che importante. Va fatto un lavoro organico e scientifico per quello che deve essere comunque la situazione dell'emergenza abitativa nella nostra città,
e questo bisogna porlo come municipio all'attenzione di tutta la città. Sono stati fatti dei passi importanti e a questa amministrazione gli va dato atto, però ancora non è sufficiente. Per esempio, io lo lancio nella discussione comunque di tutti i consiglieri, ma va continuato quel percorso del censimento di chi risiede oggi nelle case popolari romane. Va fatto perché va fatto bene, va fatto un lavoro in cui effettivamente oggi bisogna verificare se sussistono ancora i requisiti per molte famiglie, per molte persone di stare in queste case. Sono stati fatti degli interventi che non definisco spot, perché c'è un lavoro dietro che comunque prosegue in alcune case di pregio dell'ATER, del centro di Roma, ma appunto il lavoro va esteso anche nelle periferie, perché è lì che comunque ancora radicato un sistema piuttosto compromesso e difficile dal punto di vista della gestione, proprio perché chi non ha più titolo non ci deve stare, visto che purtroppo le istituzioni e anche quest'Aula si è troppo spesso preoccupata di cacciare magari la povera gente da alcuni posti, da un Dazio sull'Appia o da una cantiera di Via Assisi, e poi magari non si occupa di vedere veramente chi risiede nelle case popolari e magari esce poi col SUV dal garage. Bisogna fare un po' di passaggi importanti, bisogna che le istituzioni siano un po' più forti con i forti e un po' meno forti con i deboli, perché è una città che bisogna un attimino che si riconnetta ad un concetto di giustizia sociale e di equità che purtroppo negli ultimi anni ha perduto. C'è un lavoro che si è avviato e deve proseguire in questo senso, e il tema della graduazione per la morosità incolpevole è un aspetto fondamentale di questo passaggio, per cui è stato fatto un lavoro lodevole. Ringrazio l'assessore, la presidente della commissione, i commissari tutti, insomma, per quest'atto. Mi auguro che il consiglio possa esprimersi nello stesso modo con cui la commissione ha lavorato. Grazie. Grazie consigliere Cofano. Consigliere Cerconi, prego. Allora, io devo fare i miei complimenti alla presidente della commissione, non essendo in commissione ho letto l'atto e mi sembra che sia stato colto anzi un aspetto importante. Quello che mi dispiace sentire ogni volta da quella parte, andare oltre quello che serve dire. Che c'entra il Lazio sull'Appia? Sono discorsi diversi. Qua stiamo parlando di una situazione di morosità incolpevole. Allora, se le cose non si sanno, prima bisogna leggerle, capirle, poi si rende conto che se parla. Non si può fare a zero su tutto, perché se no, come al solito, non risolveremo mai niente. Detto questo, io in realtà sull'atto ho ben poco da dire, perché secondo me è ben fatto, coglie gli aspetti fondamentali, e mi dispiace rimarcare, come è successo per l'atto di prima, una totale assenza e comprensione della situazione sia da parte dell'amministrazione capitolina che da parte dell'amministrazione regionale, cosa di cui si lamentava anche il presidente della commissione, diciamo che non siamo proprio sulla stessa linea politica. Questo ci fa capire come non stiamo andando, o almeno questo consiglio, come ha detto e ripetuto qualche volta, sta andando nel verso giusto, non lo sta facendo questa amministrazione capitolina, non lo sta facendo l'amministrazione regionale. Per quanto riguarda le parole di quello che mi ha preceduto, forse prima di parlare, forse prima di parlare. Per cortesia, per cortesia, consigliere, per cortesia. Prego, consigliere. Prima di parlare dovrebbe comprendere quello di cui stiamo parlando e poi intervenire in aula. Grazie. Allora, non ci sono altri interventi, non so se va. Quello che mi ha preceduto è un italiano. Consigliere Giuliano, prego. Per cortesia. Consigliere Giuliano. Grazie. Allora, visto che a volte no, c'è chi dice appunto che intervenendo non è che si dicono cose sempre intelligenti, però è anche istinto, no? È anche nel ruolo dei consiglieri fare il proprio intervento cercando di dare proprio un contributo. Ora, questa morosità incolpevole deriva
è stata estrapolata da un concetto, da un problema ben più ampio, che nella città di Roma ovviamente assume dei caratteri notevoli, assume dei numeri molto grandi, molto ampi, e che non è che può essere ovviamente affrontato il problema in modo così superficiale. Questo è un sito che noi lo stiamo affrontando in modo superficiale, ma il problema nasce da ben più lontano, da diversi anni, e per affrontare questo problema bisogna insomma partire dalla radice. Ora noi, a quanto sembra, per quello che ci riguarda, trattiamo la morosità incolpevole, per cui stiamo con la coscienza a posto. Politicamente abbiamo fatto il nostro intervento, facciamo la nostra parte politica e quindi poi tutto avanti come prima. Il problema è che questo municipio, che è il più grande di Roma, dovrebbe essere in prima fila, anche perché al suo interno ha situazioni ben più pesanti di quanto si possa immaginare, per quanto riguarda appunto l'emergenza abitativa, dovrebbe essere in prima fila a fare una battaglia degna del municipio che rappresentiamo, perché non basta fare una delibera per dire che vengono tolti, diciamo, i centri d'accoglienza, viene modificato tutto l'apparato che fino ad oggi ha tenuto in piedi, ha sostenuto questo problema, che poi è stato fatto ovviamente da Petroni e portato avanti, perché i contratti erano stati firmati per 6+6, quindi hanno usufruito non le persone che avevano il problema, ma chi aveva le strutture, che ha guadagnato contratti milionari e a volte anche con cambi di destinazione d'uso all'interno compresi, quindi alla fine del contratto si trovano poi una destinazione d'uso diversa. Questo ha solo tamponato, e in questi 10 anni, diciamo così, gli ultimi 10 anni, una politica per la casa non è stata fatta. Poi è arrivato il Marziano, come lo chiamate voi, e ha detto: dice, intanto facciamo la delibera che tocchiamo questi alloggi, no, per l'emergenza abitativa. Dopodiché diamo un contributo a ogni famiglia che intende, no, spostarsi, che si deve spostare, inserirsi, integrarsi. Però poi gli dice: ti vai a trovare tu l'appartamento, per porti, capito, la situazione, e noi facciamo il contratto. Quindi è come dire nulla, no? Perché immaginate il percorso del criterio, come è complicato. Perché poi questo criterio così complicato viene rapportato, come dice la Presidente nell'atto che ha ben spiegato, viene rapportato nel criterio della morosità incolpevole. Perché poi sono i criteri che fanno la differenza, sono i modi, no? Sono gli schemi che poi a volte ingessano, no? E creano problemi. Perché comunque sia, è ovvio che la parola è degnamente rappresentativa, morosità incolpevole, dice tutto. Bisogna capire dietro che cosa si nasconde dietro la morosità incolpevole. Perché se, faccio un esempio semplice, così lo capiscono tutti, se lo capisco io lo capiscono tutti, se c'è una famiglia che perde il lavoro, il padre di famiglia, la moglie, insomma, perde l'economicità, ok? È normale che diventa una morosità incolpevole. Cioè, se grazie alla crisi si crea il problema, io penso, sfido chiunque a non averlo. Se c'è il fatto che comunque diventa morosità incolpevole e quindi si passa allo sfratto in breve tempo, quando non vengono neanche rinnovati i contratti degli enti, quindi non si fanno i contratti, e a quel punto tu sei moroso, sei quindi comunque abusivo, e quindi stai in un limbo, e questo va analizzato. Però sappiamo pure che ci sono decine di situazioni, per non dire centinaia, aia, queste leggo, che comunque sia si nascondono dietro questo tipo di meccanismo,
tramite occupazioni, tramite meccanismi non idonei, tramite, cioè proprio anche di questi giorni, che poi Facebook ormai è diventato il giornale online di tutti, cioè ci arriviamo tutti a Facebook, basta che se la pensi a leggere, credo che la gente si è spostata, non a casa, ha trovato occupato. E quello che stava dentro ha chiamato pure i carabinieri, ha detto, oh, come deve mettere dentro a casa mia? Significa che anche qui qualcosa non funziona. Però noi ci invitiamo a fare il nostro compitino. Io mi auguro che non sia così. Io mi auguro che chi sta, rappresenta della gente, dei cittadini, quindi rappresenta istituzioni, non si fermi solo al fatto di dire dobbiamo aiutare non 37 persone su 424 che dai criteri di un'analisi emergono avere il problema, perché significa che gli altri 300 e passa non ce l'hanno, e non può essere così. Dobbiamo aumentare la soglia, dobbiamo aumentare il numero, perché dobbiamo dare risposte. Io vorrei capire, però, prima di votare qualunque cosa o prima di aderire a qualunque concetto, io vorrei capire perché dobbiamo aumentare il numero, a chi aumentiamo, a chi diamo la possibilità di avere ragione di questo, di usufruire della velocità colpevole, di usufruire di un finanziamento, di un fondo che il Ministero delle Infrastrutture in ritardo ancora non ha elargito, non l'ha dato alla Regione, la Regione non ha dato i soldi. Bene, questa è la burocrazia, ne paghiamo noi da qui, paghiamo qui il dazio, non il dazio dell'Appia, il dazio del problema che la burocrazia non funziona. È normale che la salita la pagano tutti, forse di meno a livello nazionale, perché sono loro stessi che danno gli input, che fanno le leggi. Poi a cascata noi come municipio paghiamo tutto, perché siamo l'ultima volta del carro. Però non possiamo comunque nasconderci dietro. Io tempo fa, non so se mi sembra che appunto anche la Regione abbia approvato il testo sull'emergenza abitativa, o non so se l'ha approvato, sta lì per essere approvato, e si stava facendo un censimento. Nel frattempo si faceva il censimento, diversi, in quel periodo diverse unità abitative o degli spazi liberi sono stati occupati, perché in quel censimento dovevano subentrare anche queste persone che per l'emergenza abitativa avrebbero avuto diritto a... Poi è arrivato il decreto Lupi, prima o dopo, adesso non c'è, non è che ci cambia, non è che ci cambia, non c'è. E il decreto Lupi ha detto no, non si può fare così. E perché non si può fare così? Perché non si rispettano le regole, perché sennò se tu ti prendi la residenza, ti attacchi alla luce, alla corrente, prima, abusivamente, io ti dico che questo è anche retroattivo, e io vado a stroncare, a permettere che questo sistema non possa essere attuato. Non perché ce l'ho chi sta dentro, perché comunque devo partire da un punto, devo partire da una certezza. Devo dire, da qui in poi si guarda quello che si deve guardare, cioè bisogna rispettare le regole. A quel punto, allora, bene, che lo strumento, il banco, che deve tutelare quelle figure che purtroppo non si sono potute difendere di fronte a una crisi, tanto dei cappelli, a quelle famiglie che non hanno la possibilità, con anche i figli minori, tanto dei cappelli. Poi la battuta, ovviamente, del dazio, quando abbiamo fatto la commissione all'ottavo, signor Giuliano, c'è un minuto, eh? Grazie. All'ottavo è normale che ci si preoccupava delle famiglie che stavano dentro al dazio, però a 100 metri più avanti si stavano buttando giù delle baracche, va bene, per l'abusivismo, con dentro delle famiglie e con i bambini piccoli. Però quello era previsto perché c'erano dei fondi, capito, disponibili per poter fare questo. Poi erano 100.000 euro, tu su 15 strutture ne butti giù 3-4, però è un segnale che dai. Però dall'altra parte, capito, si crea il problema, come facciamo a spostare la gente dal dazio? Ma questo lo dico non perché mi interessa parlare del dazio, mi interessa parlare del fatto che poi diventa tutto mondo paese, cioè il problema non è che se parte da motivi diversi, il cuore del problema è lo stesso, famiglie stanno lì con bambini piccoli e famiglie stanno lì con bambini dall'altra parte, non è che sono diversi, cioè quelli che abbiamo il problema di loro si rigore per dire che hanno ancora c'era, non è necessario, quella che ha due o tre nuclei che hanno problemi e poi chi se fa affari sua, lo sappiamo tutti, però noi non possiamo permetterci il lusso di rimanere fermi e dire vabbè, ci laviamo la coscienza dicendo facciamo questo
per difendere, e il resto dobbiamo scindere. Noi dobbiamo avere la capacità di scindere quello che è il problema nella sua essenza e chi invece fa il furbo per nascondersi dietro i veri problemi. Poi, se voi continuate a fare tutta l'inerba un fascio, a fare confusione, io penso che il problema dell'emergenza abitativa, che la mobilità incolpevole di cui ne fa parte al 150%, se continuiamo a tenere, a fare confusione, a tenere gli occhi chiusi su questa situazione, questo municipio a breve diventerà una bomba, perché poi tutto torna e quindi poi dovremo sempre in emergenza trovarci al consigliere Giuliano a trovarci a grazie. Grazie. Vabbè, grazie. Allora, ci sono altri interventi? No. Non so se l'assessore voleva intervenire. Prego. No, fondamentalmente. No. Ho detto tutto io. No, ringrazio i lavori che sono stati fatti in commissione e soprattutto. Non credo che non si esaminino tutti i problemi che si faccia di tutto il confaccio, credo invece che questo municipio stia facendo un lavoro accurato andando a prendere le situazioni diverse, perché parlare oggi del problema dell'emergenza abitativa non è un argomento unico, come ricordava il consigliere Giuliano, magari con termini diversi, cioè le situazioni sono disparate, c'è cioè quella della chiusura dei residence, dei CAD, c'è cioè quella della morosità incolpevole, adesso da pochi giorni si è aggiunta anche quella della fine locazione. Credo quindi invece che il municipio stia facendo un lavoro attento, stiamo analizzando situazione per situazione cercando di affrontare nella maniera corretta. La nostra possibilità come municipio soprattutto è quella di intervenire a difesa soprattutto del disagio sociale, è quello che anche attraverso la risoluzione precedente già votata in consiglio, che era quella sui CAF, abbiamo proposto il sentimento sociale che abbiamo portato avanti con i nostri servizi, con la ASL e che stiamo sottoponendo all'assessorato, credo che sia questo il percorso che il municipio deve fare. Poi ovviamente rispetto alla morosità incolpevole credo che fondamentalmente sia una legge che non ha tenuto conto soprattutto delle realtà come quella di Roma, che non è una cittadina di provincia ma è una metropoli che sopporta il problema dell'emergenza abitativa da svariati decenni senza che nessuno ne abbia mai messo mano, e forse delle molte cose sono state sottovalutate, soprattutto il rapporto che doveva esserci tra le persone che richiedevano il contributo per morosità incolpevole, le risorse da destinarsi a questo e il rapporto diretto che doveva esserci con la prefettura, perché altrimenti anche a fronte dell'attesa delle risorse che arrivino le persone finiscono per strada perché la prefettura va avanti con la procedura di sfratto. Quindi penso che come in tutte le cose quello che sta mancando in questo momento non è l'attenzione, che forse per la prima volta sta veramente affrontando un problema. Il problema è che dobbiamo concertarci e soprattutto che la concertazione deve essere con i territori, perché siamo noi che per primi abbiamo la misura del disagio e di quello che avviene tra i nostri cittadini. Grazie comunque alla Commissione e sarà mia cura ovviamente appena avuta la risoluzione sensibilizzare l'amministrazione capitolina. Grazie Assessore. Allora, consigliere Vitronte, vuole illustrare l'emendamento? Sì, allora, come anticipato durante la presentazione dell'atto, noi chiedevamo anche sia nel dispositivo finale che nel quarto capoverso, visto che è proprio la pubblicazione della graduatoria del primo trimestre 2015, che qualche giorno fa invece è uscita, quindi si richiede di sopprimere proprio il quarto capoverso da non è stata pubblicata fino al trimestre 2015, così come nel dispositivo finale
sopprimere da sia pubblicata fino al trimestre 2015, semplicemente perché la pubblicazione è avvenuta qualche giorno fa. Grazie. Allora, apriamo la discussione sull'emendamento. Ci sono interventi? No. Passiamo a dichiarazione di voto sull'emendamento. Ci sono dichiarazioni di voto? No. Passiamo alla votazione. Dichiarazione di voto? Beh, sull'emendamento? Passiamo alla votazione sull'emendamento. Chi è favorevole? Facciamo la controprova. Chi è contrario? Chi si astiene? È approvato con 18 voti a favore, nessun contrario, nessun astenuto. Passiamo adesso alla dichiarazione di voto sulla proposta di risoluzione. Allora, ci sono le dichiarazioni di voto? Consigliere Crotti per il PD. Il gruppo del Partito Democratico ovviamente voterà favorevole. È ovvio che questo non è un modo per lavarci le mani, anzi, siccome siamo anche, diciamo, abbiamo una doppia responsabilità, sia in questo municipio sia in tutta la città, e visto che abbiamo cercato di dare un contributo prima di tutto nel nostro municipio e poi ad una discussione che deve continuare all'interno, diciamo, nel panorama più ampio, quindi su scala cittadina, è ovvio che questo è un contributo minimo che possiamo dare, ma non possiamo non lanciare un segnale. E fa parte di quel grande macro problema che stiamo cercando però di spacchettare, lo dico come commissione, e forse, diciamo, se da una parte abbiamo prima visto un aspetto, oggi ne vediamo un altro e con il tempo li affrontiamo, in realtà sono tanti piccoli pezzi che aggiungiamo e cerchiamo comunque di aggiungere, dando la nostra voce ad un problema che certamente non ci sfugge, è un problema che va risolto e anche presto. Grazie. Allora, ci sono altre dichiarazione di voto? Consigliere Giuliano. Grazie Presidente. Il fatto che il problema non sfugge, questo è ovvio, però come ho detto prima ci dobbiamo fare portatori sani. E allora se questo municipio sta cercando con tutte le difficoltà di poter entrare a pie pari nel problema, cercando anche, come ha detto la consigliera, uso lo stesso termine, spacchettare i vari diciamo, elementi che formano il problema. Certo che qualcosa stiamo facendo, è ovvio, cioè meglio che stare fermi per quello che possiamo. Però questo, ripeto, come municipio, ma io non ho dubbi che questo avvenga, lo dico prima perché conoscendo l'essenza politica di questo municipio so che sarà in prima linea a farsi sentire verso il sindaco Marino, ma è insufficiente la politica che comunque da 10 anni a questa parte e soprattutto adesso che si è presa la responsabilità tramite una deriva di togliere appunto i CAT o quelli che sono i CAT, quelli che sono i centri di assistenza temporanea. Beh, tu non puoi poi lasciare orfano un meccanismo, lasciarlo così appeso senza una conseguente politica precisa sull'emergenza abitativa. Allora, perché dico questo? Non perché voglio fare polemica, perché se è facile sparare sulla Croce Rossa, ci mancherebbe altro, saremmo buoni tutti, ma perché il momento che con l'argomento uno può dire quello che, no? Che pensa e che può dare il proprio contributo, in questo momento che uno può fare un intervento in tal senso, non è come fai sui corridoi, c'è l'aula,
lo dici qui, lo dici in commissione, e quindi in commissione abbiamo fatto il nostro lavoro. Ma in aula uno ci tiene a focalizzare precisamente che le politiche oggi portate avanti da Roma Capitale sono insufficienti e direi fallimentari, perché poi hai preso, ti sei preso la briga di poter modificare, di cambiare, l'hai fatto appena sei entrato nella consigliatura, cioè il sindaco non è che l'ha fatto ieri, l'ha fatto come primo atto, sono passati 2 anni e mezzo. Dice, ma no, non è facile, che c'hai tutti con me, dice lui, non è facile, d'accordo, però poi non hai fatto un quadro cittadino, non hai fatto delle riunioni, non hai fatto un lavoro politico capillare sui vari municipi dove ci sono le problematiche, non l'hai fatto. Che aspetti, che ti porta il lavoro dalla periferia al centro? Beh, io sono convinto che a partire dalla partita con tutta la giunta, io sono convinto che a seguire, non dico che ci sono idee di vacanza, però sarebbe carino un giorno di ragazza, una delegazione che va lì e se trova davanti il marino, se trova il settimo municipio e dice no, no, qui non va bene, qui dobbiamo intervenire in un certo modo. Però diciamo che a settembre questa cosa avverrà, ma deve avvenire, io non piccolo consiglio, deve avvenire con convinzione e deve avvenire con metodo. Quindi là il fatto di essere come Fratelli d'Italia favorevole, voglio dire, non so se è una cosa positiva, se ti aiuta, perché comunque si dice, vabbè, sono 2 di più, ma è una cosa, si dice, è una buona proposizione, noi prendiamo la buona proposizione, ma dietro c'è un vuoto che non colmerà questo sindaco, perché non ha capito come ci si deve comportare in certa questa situazione, diciamo anche gli altri che hanno fatto, gli altri non hanno potuto vedere il problema, questo ha provato a guardarlo, ma non è che probabilmente una visita da oculista gli farebbe comodo, perché non ha visto bene. Io mi faccio coadiuvare quando non vedo, non leggo, mi faccio restare gli occhiali, quindi voglio dire, ma sì, per la fastidio, ma è fastidiosa, vedo che i colleghi non... scusate, per cortesia, mi dà fastidio, consigliere, per cortesia, consigliere, faccio anch'io, dipende, presidente, lo so, finisco, no, se la dipende finisco, dicendo che quindi alla presidente di commissione, all'assessore che sta qui in aula, e la ringraziamo, ma anche alla presidente che ovviamente è portatore sana di tutto ciò, io vorrei vedere a settembre una grande presa di coscienza verso il sindaco Marino per questo tipo di problema, e io convocherei anche tutto il consiglio a vedere di risolvere questa situazione, perché se noi diamo adito al fatto che vengono rispettate le regole per tutti, è normale che chi ha il problema per aiutare, chi ce l'ha però il problema, non chi se lo inventa. Grazie. Avviso presidente, ho chiuso. Non abbiamo capito come vota. Dichiarazione di voto. È relativo, tanto serve, no? Non è che cambia tutto, no, però votiamo così, va bene. D'accordo, ecco, grazie. Altre dichiarazioni di voto? Però se vuole può pure continuare. Consigliere Tutino, risposto. Devi aspettare che lo cambia la direzione. Mamma mia. Cambia. Dopo Tutino come fai a non cambiare? Scusate, per cortesia. Ma che vuoi Così è Tutino, dichiarazione di voto. Per favore. Vogliamo al Tutino. Per favore. Prego. Grazie. Presidente, assessori. Il lavoro della Commissione è stato un lavoro importante ed utile, il problema da parte del municipio, diciamo, l'abbiamo affrontato nei termini in cui potevamo affrontarli. Ciò che ci interessa soprattutto come lista civica e anche, diciamo, in continuità con il lavoro che stiamo facendo è la richiesta di ottenere elementi di certezza di diritto. In effetti nel risolve ed impegna c'è per l'appunto la richiesta di criteri certi, ed è uno degli elementi che certamente manca, ed è uno degli elementi che è mancato
certamente negli anni, ma dovremmo dire per certe cose nei decenni, alle politiche abitative romane, quindi è un elemento che ci convince certamente ad un voto positivo. Grazie. Grazie. Altre dichiarazioni di voto? Non ci sono. Passiamo alla votazione. Chi è favorevole? Nessuno, chi si astiene? Nessuno. Allora, 18 voti a favore, nessun contrario, nessuno astenuto. Grazie. Se passiamo adesso, se ragazzi, allora, a posto della consigliera Grattus, nome quale si può dare la consigliera Carcamo. Allora, quarto punto, proposta di risoluzione iniziativa della Commissione speciale di Calità e Sicurezza mentre progetto ex cantiere degli Assisi 157-159. A proposito di quest'atto, ho la necessità di convocare velocemente una riunione del capigruppo. Sospetto 5 minuti, consiglio. Per tutti i capigruppo presenti, l'atto sulla proposta di risoluzione ex cantiere degli Assisi viene ritirato per essere ricaratterizzato nel prossimo consiglio. Prossima seduta. Nella prossima seduta di consiglio. Nella prossima seduta. Allora, passiamo adesso all'ultimo atto, la mozione prima dei consiglieri Rozzi e Coglia. Avendo un progetto accesso ciclopedonale al parco di Gregna. Così la voce, prego. Buongiorno a tutti. Allora, penso che come sapete l'area di Gregna, l'area verde di Gregna, quella che è subito a ridosso del quartiere di Morena, e praticamente all'altezza dell'Erickson all'incirca. Gli abitanti la zona di Morena, dell'extra-gra in generale, salvaciclisti, anche il proprietario di quartiere Morena, una cosa che sta chiedendo da parecchio tempo è proprio la possibilità di un accesso ciclopedonale nell'area. Quell'area praticamente è di proprietà del comune di Frascati, però è situata nel territorio del comune di Roma e all'interno ci sono delle fattorie, in particolare una che è gestita appunto da delle persone che sono attualmente in contenzioso aperto col comune di Frascati e che comunque creano anche problemi alle persone che hanno in qualche modo provato a attraversare l'area verde con la bicicletta, perché si sono trovati di fronte i cani di queste persone che sono qua dei maremmani, quindi comunque abbastanza pericolosi verso gli estranei, e soprattutto hanno trovato degli atteggiamenti ostili proprio dai gestori di queste fattorie. Il problema appunto è che per poter chiedere l'attraversamento ciclopedonale serve un incontro comunque tra l'amministrazione, che può essere un comunale o municipale di Roma, e il comune di Frascati. Un primo incontro per capire l'indirizzo di Frascati su questa proposta è già stato fatto qualche mese fa dai salvaciclisti, dal comitato di quartiere di Morena, e mi trovavo anche io lì casualmente in quel giorno, e quindi ho assistito all'incontro, e gli assessori al bilancio e all'ambiente si sono comunque messi a disposizione e anche non hanno rilevato grosse problematiche per poter realizzare questa cosa. Dice, logicamente, essendo dei terreni nostri in territorio di Roma, per portare avanti un progetto del genere serve comunque essere sollecitati dall'amministrazione capitolina o comunque municipale. Premesso che quell'area sarebbe strategica per i ciclisti e per le persone che vogliono raggiungere la città dalle zone estragranti in sicurezza, e che il progetto sarebbe comunque a costo zero, perché non si chiede la realizzazione di una ciclabile in quell'area, ma semplicemente un tratto di strada sterrata con autorizzazione al passaggio per i cittadini, in
in modo che sia i titolari delle fattorie non possano opporre alcun divieto e i cittadini possano essere comunque liberi e autorizzati dal comune di Frascati in accordo con il municipio per l'attraversamento, cosa che metterebbe comunque in sicurezza le persone che appunto vogliono raggiungere l'area di Gregna e attraverso il sottopasso del Gra anche il parco degli acquedotti. Per qualcuno potrebbe sembrare una mozione banale, con tutti i problemi che noi abbiamo, siamo qui a parlare dei percorsi ciclopedonali. Banale non è per quelle persone che hanno perso la vita sulla Nannina girando in bicicletta, non è banale per le loro famiglie, non è banale per chiunque per necessità o per diletto debba utilizzare la bicicletta a rischio della propria vita nelle zone extra gra. Quindi con questa mozione si chiede semplicemente alla Presidente del Municipio di attivarsi presso il Comune di Frascati affinché si intavoli comunque un dialogo e un, come si dice sempre, un tavolo di confronto per vedere la fattibilità e la realizzabilità in tempi brevi a costi zero della possibilità insomma di dare accesso ciclopedonale anche ai cittadini delle zone extra gra in quest'area. Mi auguro che i consiglieri in qualche modo possano parlare questo, perché serve, credo, semplicemente una spinta, un sollecito da parte del Consiglio, un interessamento di tutti affinché la Presidente si possa attivare presso il Comune di Frascati. Grazie. Grazie a lei, consigliere Rozzi. Allora, apriamo la discussione. Ci sono interventi. Consigliere Giuliano. Che parla è lunghe e invece sono veloci. Allora, siccome ha detto tutto la collega Rossi e è stata anche precisa negli spazi con diciamo, gli elementi e anche gli accordi e gli incontri effettuati, Fratelli d'Italia è d'accordo. Va bene così, Presidente? Però dopo mi deve dare altri minuti per il prossimo consiglio. Ha sorpreso tutti? Non l'ho assolutamente. Con questa velocità sorprende tutti. Grazie. Allora, altri interventi? Consigliere Seritano, prego. Sì, se il consigliere Giuliano pretende che io sia un minuto dopo, sinceramente per prendere il governo da Paolo non lo avrei sfruttato. Non l'ho sfruttato. Detto questo, grazie della parola, e no, ringrazio la consigliera. No. Dicevo, questo argomento è un argomento che non è solamente per Regna o per Regna. Sente meglio anche l'opera. Infatti il mio intervento è rivolto al allievo presidente della commissione lavori pubblici. Speriamo che la fine della consigliatura bravo consigliere, bravo presidente. Allora, sono molto affetto e simpatia per il nome. Meno male. Invece lei è antipatico. Questo era acclarato. Capisco che cortesia. Capisco che recino. Per cortesia, prego consigliere. Un altro argomento importante. No, io l'altro giorno ho visto sulla pista ciclabile di via Stefano Bento delle situazioni raccapriccianti. I spuntori di ferro sono pericolosi, Presidente, per invito veramente Presidente della Commissione e sotto l'indicazione di questa mozione, e questa mozione non si nega a nessuno. Io avrei fatto una bella risoluzione e un lavoro di commissione proprio a tempo con l'assessore, adesso non so che gli è successo, qualunque cosa gli è successo, mi dispiace, so che non ci vede nessuno, però proprio mi dispiace. E perciò io il mio invito personalmente è quello di ritirare la mozione e di trasformarla in una risoluzione, in una delibera seria che comprende tutte le crisi ciclabili, anche perché c'è un lavoro sulle crisi ciclabili importantissimo nel crearne altre nuove, serie, a norma, dentro lo stesso parco degli acquedotti, fare delle viste ciclabili serate. Io qualche volta incontro il consigliere Coglia che frequenta il parco degli acquedotti come camminatore veloce, come anche di corsa, e qualche volta l'ho visto che se incrocio qualche ciclista, perciò per tenere fine consigliatura ci vuole anche lì dentro una bella pista ciclabile
è una battuta, però spiegare che lì sono i ciclisti e lì che sono i macchinisti e lì che sono i pedoni. Detto questo, io voterò questa mozione se la consigliera non ritira la mozione. Però ecco, questo è un argomento, io l'altro giorno sono stato al Dipartimento Settimo per parlare con alcuni dirigenti per le piste ciclabili e c'è un lavoro, c'è una cosa, non so se voi tutti quanti siete al corrente, ma mi rivolgo a Giorgio, il Presidente della Commissione. Al Dipartimento XII si parla di piste ciclabili, al Dipartimento Settimo si parla di piste ciclabili. Questi doppioni paralleli e non convergenti non vanno bene, Presidente. Allora, dovranno fare in modo che dobbiamo dire che un ufficio e, so se si è ricorrente con via libero di anarchia, sono delle strade, la strada chiusa, la pista ciclabile si ferma. Io sinceramente evitiamo di andare al mercato di via Stefano Alberto perché i cittadini ci massacrano. Però non abbiamo bisogno delle lamentele dei vicini, sappiamo quali sono le cose. Perciò io, se la consigliera Lozzi pensa di mantenere la mozione, io la voterò. Però io inviterei di fare un lavoro, inviterei la consigliera Lozzi, il presidente della commissione e il presidente del municipio di guardare con attenzione questo argomento, che è un argomento che va sempre. E anche un risparmio economico, visto che le famiglie, no, lo dico perché ho conosciuto persone che stanno in bicicletta e si sono fatti male in queste situazioni di sul via di Perronardi, e dice io non lo faccio perché mi viene una bicicletta solamente, lo faccio anche perché risparmio un sacco di soldi, va con il clinico della Vergata e anche la pista ciclabile. Grazie, mi scuso. Altri interventi? Consigliere Lozzi? Casomai lo faccio, ci sono altri interventi? No, allora così la Lozzi prego. Allora, intanto, sì, volevo semplicemente precisare che qua non si tratta di accomunare l'accesso ciclopedonale a tutte le altre piste ciclabili, è una cosa differente. Il poter per avere la possibilità ed essere autorizzati alcuni trascali in maniera ufficiale a passare in quell'area come il parco degli acquedotti è un'agevolazione che si dà a tutti i cittadini extragrati per raggiungere attualmente in sicurezza la città. Non serve una progettualità, serve semplicemente un'autorità di Roma, quindi o il presidente del municipio o qualcuno del comune, ma in questo caso credo che la presidente del municipio sia più che sufficiente, e vada ad interfacciarsi con loro per fare un sopralluogo e vederne la fattibilità. Poi sono d'accordo che nella questione delle piste, ciclabili se ne possa parlare in maniera più approfondita in quella commissione competente. In questo caso il lavoro è già stato fatto, lo hanno fatto i salvaciclisti che già si sono attivati presso gli assessori di Frascati, quindi Frascati è perfettamente al corrente della situazione. Serve semplicemente che la Presidente o l'assessore si interfaccino con loro per fare un sopralluogo e vedere la fattibilità nell'immediato, quindi non tra, un mese, 5 mesi, 7 mesi, nell'attesa che muoiano altre persone sulla strada, ma subito, per poter avere l'autorizzazione, visto che il terreno è di Frascati, di accedere sia per una passeggiata sia per l'attraversamento ciclabile. Niente di più e niente di meno. E sottovalutare comunque le emozioni come atto di indirizzo in determinati casi forse non è proprio corretto, perché è vero che non si nega a nessuno, ma magari averla approvata qualche mese fa e aver ottenuto qualche risultato, quindi seguendola anche successivamente, avrebbe potuto salvare la vita a qualcuno. Grazie. Allora, passiamo alla dichiarazione, quindi l'atto rimane, passiamo alla dichiarazione di voto. Ci sono dichiarazioni di voto? Consigliere Giuliano, non l'ha già fatto prima la dichiarazione di voto? La voglio rifare. Prego, consigliere Giuliano. No, volevo solo dire perché sono d'accordo che poteva essere un lavoro più completo oppure rimanere anche la mozione, ovvio, perché poi quello che ha detto è fine a se stesso, cioè è un pezzo di ragionamento che può essere estrapolato, quindi è specifico. L'unica cosa è che non so questa mozione da quanto gira, perché il fatto che la collega dica che comunque già i salvaciclisti hanno fatto tutto il percorso loro, hanno fatto tutti, se questo è che hanno fatto a fare mozione, probabilmente è perché questa cosa già è pronta da diverso tempo, o no? Perché sennò il discorso no, era per dire, cioè
ci dobbiamo comunque essere, fare portatori di una evidente richiesta, è normale che la politica deve fare il suo ruolo, se non tira indietro, è ovvio. Se però poi noi sentiamo solo da contorno, perché o siamo un percorso o facciamo un percorso, o se no ovviamente i percorsi si possono fare anche gli altri, io dico di reale. Immagino che comunque sia, è giusto che il problema venga posto nell'aula consigliare, quindi la situazione più giusta, è ovvio. Quindi noi dobbiamo prendere la responsabilità di portare avanti questo indirizzo, la Presidente lo deve prendere. Ma noi dobbiamo fare a prescindere al di là se sono fatto il percorso da chi dovere o meno. Il percorso amministrativo, quindi il percorso amministrativo politico. Signor Giuliano quindi è contrario. Lei mi sta cercando di andare contro la mia collega, ma non ci vado, perché ci sono problemi. D'accordo, grazie. Allora, altre dichiarazioni di voto? Consigliere Speriano. No, volevo chiedere, devo chiedere al consigliere Giuliano di rifare la dichiarazione. Ha detto sì, ha detto che poteva e abbiamo capito. Sì. No, perché lasci in pace il microfono, consigliere speciale. Lasci in pace il microfono. Sì, stanti microfono, presidente. Prego, consigliere, faccia il microfono di voto. No, io a nome del Partito Democratico voteremo favorevole a questo argomento. Naturalmente mi sono seduto accanto al presidente della commissione perché lo invito a prendere in esame questo argomento più presto possibile, mettere all'ordine del giorno e fare proprio un esame di tutto l'argomento. E la consigliera Rozzi è fortunata perché tutte le mozioni che ha presentato poi vanno in porto. Non so se le altre mozioni presentate in questa e gli altri consiglieri sono andati in porto. Mi ricordo quella delle strisce pedonali e sono andati in porto. Mi ricordo qualche altra cosa del partito e bravo la consigliera Rossi. Se ciò il voto del Partito Democratico è favorevole. Grazie. Allora, ci sono altre dichiarazioni di voto? No, passiamo alla votazione. Allora, chi è favorevole? Vai Rossi, vai Rossi. C'è una purtroppo veloce, chi è contrario? Nessuno, chi si astiene? Nessuno. 16 voti a favore, nessuno contrario, nessuno astenuto, la mozione è approvata. Ci vediamo giovedì 30 alle ore 9.